programma è stato ripreso già da ottobre, si lavora veramente a pieno ritmo, quindi questo scorcio di fine anno è stato portato avanti una parte dei lavori che erano previsti nel 2012 e saranno completati e aperti al pubblico già delle piccole aree di stazione. I lavori completeranno per la parte interna, per le aree di servizio al passeggero, completeranno il dicembre del 2013, le opere esterne per l'aprile del 2014, sia per Principe che per Brignole. Abbiamo verificato che sono stati superati tutti i disagi che la vicenda DEC aveva causato ai lavori in queste due importanti stazioni, quindi l'azienda subentrante insomma, lavora a pieno regime. Mi pare che la volontà di grandi stazioni sia quella di mantenere i tempi e quindi entro il 2013 completare tutti gli interventi insomma, legati alle due stazioni. Forse scivoleranno sul 2014 i due parcheggi, ma credo che per la funzionalità dei pendolari, di coloro che utilizzano le stazioni, avere già insomma, entro l'estate la parte commerciale di Principe utilizzabile, la nuova biglietteria, insomma, credo che sia un segnale importante che questi lavori che hanno comportato, come avete potuto vedere, un grande lavoro di adeguamento tecnico e quindi tutte le varie centrali termiche, gli impianti di condizionamento, la messa a sicurezza, la messa a norma, gli impianti antincendio, insomma, devo dire che sono stati completati e quindi ora rimane insomma, le opere murarie che sono ancora lunghe ma ovviamente molto più veloci di quando